Buonasera e benvenuti in questa seconda edizione del TG6, la cronaca in primo piano, in particolare con un quintale di sigarette di contrabbando dal valore complessivo di circa 18.000 euro che è stato sequestrato dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Teramo. In manette tre persone di nazionalità lituana. Oltre 600 stecche di sigarette sequestrate dal valore complessivo di circa 18.000 euro, tre persone arrestate. È il risultato di un'operazione dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Teramo, diretto dal colonnello Pier Vittorio Romano. Questa operazione è nata da un controllo del territorio su Silvi Marina, dove noi abbiamo costantemente, specialmente nel periodo invernale, delle indagini soprattutto contro gli stupefacenti. Noi avevamo notizia che c'erano delle persone lituane che stavano sul territorio per, secondo noi, vendere della droga. Con un apposito servizio che è stato fatto in questi giorni, già l'avevamo sotto controllo da un po', invece poi abbiamo visto che si trattava di contrabbando di sigarette. Tre soggetti e sono tutti e tre lituani. Un soggetto già da tempo domiciliava a Silvi in un residence della Piomba e il giorno in cui siamo intervenuti un connazionale con un camper ha portato delle casse di sigarette. Da lì siamo partiti con le varie perquisizioni, prima sul camper e successivamente anche nella stanza del residence che aveva affittato lì alla Piomba e lì abbiamo trovato altre stecche. Quindi riteniamo comunque che questo traffico già possa essere in auge da qualche tempo. I tre arrestati erano già conosciuti alle forze dell'ordine? Erano pregiudicati ma non conosciuti da noi, probabilmente avevano posto in essere dei reati in altri luoghi. Avevano un lavoro regolare? No, 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 non avevano un lavoro regolare, disoccupati. Secondo quanto indicato dai militari, le sigarette erano destinate al mercato nero, destinate quindi agli esercizi pubblici presenti sul litorale teramano e pescarese. Agricoltori in piazza stamani davanti alla sede del Consorzio di Bonifica Sud. Il sit-in è stato organizzato per protestare contro gli aumenti dei canoni imposti e superiori al 50%. Situazione problematica per numerosi agricoltori del Vastese che stamane si sono riuniti davanti alla sede del Consorzio di Bonifica Sud per protestare contro l'aumento del 57% del canone consortile 2016. Sappiamo che più volte la regione si è trovata di fronte ad una situazione difficile da gestire, ma voi avete sottolineato che non si può partire da soli per trovare le risorse necessarie. Sì, è proprio così. Noi assolutamente non condividiamo questo modo di approntare il problema. Il piano di rilancio del consorzio ci interessa anche a noi. Ricordiamo, il consorzio eroga acqua anche al consorzio industriale qui vicino, quindi del Vastese San Salvo. E la stessa cosa fa anche nel Sangro. Quindi è un qualcosa a cui noi teniamo. Però non si può scaricare tutto quello che è cioè la situazione negativa creata in questi ultimi anni sul mondo agricolo, cioè non possiamo essere noi a pagare tutte quelle che sono state le scelte irresponsabili degli ultimi anni di gestione di questo consorzio. Quanto è problematica quindi la situazione? Ma la situazione è gravissima ed è anche stupefacente da un altro lato perché come si fa a gestire una ricchezza tanto importante per l'Abruzzo come l'acqua e accumulare 20-30 milioni di deficit? Neanche loro ci riescono a dire ancora quanto è effettivamente il deficit di questa, il debito di questo ente. Ed è talmente grave la situazione che rischia veramente di ricadere sui coltivatori. No, qui già hanno fatto un aumento già insopportabile. Se bisogna ripianare quel deficit, quanti costi dovranno sopportare i coltivatori? Quindi, da un lato, bisogna tagliare col passato, questo è un debito che non possono pagare i coltivatori, dall'altro, bisogna rimettere in piedi l'ente perché l'acqua è talmente importante per i coltivatori della zona che non ne possono fare a meno. A Pescara una nuova pagina sul caso degli scarichi fognari che si riversano in fiume. Oggi è intervenuto il gruppo di Pescara Mi Piace che denuncia la presenza di due scarichi sul fiume nei pressi della Golena Nord e chiede spiegazioni appunto di tutto questo all'amministrazione comunale.
Lotta agli scarichi abusivi, prosegue l'allerta sul territorio e Pescara resta al centro dell'attenzione, questo secondo le dichiarazioni dell'amministrazione comunale della regione. Ma denunciare due scarichi a ridosso del fiume Pescara, sulla Golena Nord, è il gruppo Pescara Mi Piace, che chiede di sapere se si tratti anche in questo caso di abusi o se sia un fatto noto al sindaco Alessandrini. Ci sono due tubi che escono qui sul fiume Pescara, non sappiamo se esce acqua nera, acqua bianca. Abbiamo chiesto e siamo curiosi di sapere. Poi chiediamo al sindaco, visto che il governatore ha promesso di tappare tutti gli scarichi abusivi, di iniziare a chiudere questi due scarichi abusivi che rientrano nel sedime del comune di Pescara. Nessuna risposta da 10 giorni e la Golena Nord continua ad essere invasa da liquami. Pescara Mi Piace si iscrive tra coloro che cercano soluzioni e che non aspettano che arrivi il problema quest'estate per dire l'avevamo detto. Cerchiamo soluzioni a tutti i costi, cerchiamo di spronare un sindaco, anzi un'amministrazione ormai immobile, incapace di gestire questa emergenza. Per questo ci diamo da fare, perché siamo prima di tutto cittadini pescaresi che vogliono godere del mare insieme ai turisti che speriamo arriveranno quest'estate. C'è una nuova preoccupazione per i cittadini, i commercianti, in particolare del comune di Chieti. A rappresentare il centrodestra che scende in campo per opporsi alla liberalizzazione dei centri commerciali di media grandezza, che danneggerebbero ancor di più un comparto, quello del piccolo commercio, già di per sé in grave difficoltà. Chieti è la costante minaccia dei grandi centri commerciali. Sembra una piaga che non solo non trova soluzione, ma a quanto pare si aggrava con la liberalizzazione dei centri di media dimensione, proposta che mette ancora più a rischio la categoria dei piccoli esercenti. Esiste purtroppo una normativa nazionale, che la famosa legge Bersani, con le liberalizzazioni, che ha permesso questo. Il Comune metterà in campo tutti gli strumenti per arrivare ad un'equa ripartizione di quelli che possono essere poi i benefici che ricadono sulla città. Su questo noi vogliamo lavorare e stiamo già lavorando. Chieti da sempre lamenta la presenza di tantissimi centri commerciali in un'area davvero piccola. La difficoltà del commercio dei piccoli esercenti, adesso c'è un altro caso. In queste ultime settimane si sta avendo un incremento di quelle che sono le richieste di insediamento di media distribuzione. Io ritengo che sia un fattore economico scontato. Ricordiamoci l'effetto Coop che ebbe a San Giovanni Teatino, quando nacque la Coop, intorno alla Coop nacque il più grosso insediamento di grande distribuzione e media distribuzione in Italia. Perché un centro commerciale che attrae 8 milioni di visitatori l'anno, è chiaro che tutti pensano di captare la clientela su tutti i percorsi che conducono a questa grande distribuzione. E oggi la legge consente questo. Tra qualche mese, se non un anno, sarà peggio, perché se liberalizzano le distribuzioni oltre i 2500 metri quadri sarà veramente un problema, perché Chieti presenta sul territorio industriale, sullo scalo specialmente, presenta una dismissione totale di elementi ex industriali che potrebbero trasformarsi in commerciali. Ciò che è successo è già avvenuto in altre zone. E ora andiamo all'Aquila. Nonostante le rassicurazioni che la Corte d'Appello rimarrà nel capoluogo d'Abruzzo e che la ricostruzione sia una priorità per il governo, la visita del sottosegretario Chiavaroli ha creato polemiche per la mancanza di cerimoniale. Una visita contornata da polemiche, quella del sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli ieri in comune all'Aquila. Il consigliere comunale del suo partito, il Nuovo Centrodestra, Alessandro Piccinini, si è risentito perché la sottosegretaria avrebbe ignorato completamente i rappresentanti locali dell'NCD. Anche il presidente del Consiglio Comunale dell'Aquila, Carlo Benedetti, si è risentito a sua volta perché la visita non è stata organizzata secondo il cerimoniale, lasciando così di fatti escluso tutto il Consiglio Comunale. Al tavolo del sindaco Cialente c'era infatti il sottosegretario accompagnato da Giorgio De Matteis, alla presenza del vice sindaco e del consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci. La sottosegretaria ha comunque rassicurato nel suo incontro che la Corte d'Appello rimarrà nel capoluogo. Inoltre il governo Renzi sostiene non dimenticherà l'Aquila, che rimane una priorità dell'esecutivo nazionale. Anche la senatrice PD Stefania Pezzopane dà fiducia alle affermazioni del sottosegretario alla giustizia. Ma sì, soprattutto perché ce lo ha detto Renzi, che è il capo del governo,
e non solo ce lo ha detto, ma lo sta dimostrando con i fatti. E i fatti sono 6 miliardi a nostra disposizione, nuove norme approvate nel decreto degli enti locali e nella legge di stabilità su mia proposta, con i miei emendamenti, e un'attenzione massima anche in questi giorni per sbloccare i fondi del CIPE, per favorire tutte le necessità che i comuni hanno. Chiaramente scontiamo ritardi di anni, ritardi determinati da governi incapaci e da commissariamenti sbagliati, e che adesso noi dobbiamo recuperare con gran lena. È in discussione il nuovo piano di conservazione del lupo in Italia, predisposto dal Ministero dell'Ambiente. Tale piano prevede, secondo gli ambientalisti, una pericolosa scorciatoia per risolvere i conflitti con le attività zootecniche, l'abbattimento selettivo degli esemplari. Il WWF chiede alla Regione di rivedere il parere favorevole. SOS Lupo, il WWF si mobilita contro la proposta dell'abbattimento selettivo, proposta non necessaria visto che non si registrano numeri sufficienti da richiedere un intervento così massivo sul territorio nazionale. Noi siamo assolutamente contrari, abbiamo chiesto lo stralcio proprio di questa parte perché il lupo non è assolutamente in sicurezza, ci sono ancora un numero troppo limitato di esemplari, peraltro vittima di bracconaggio, ci sono dei problemi legati alla ibridazione con i cani, quindi prima di pensare anche solo a eventuali ipotesi di abbattimento devono essere fatte tutta una serie di operazioni. Proprio le riserve infatti si sono preoccupate di creare le condizioni per prevenire incidenti e danneggiamenti da parte delle specie selvatiche nei confronti dell'uomo. Inoltre gli attacchi dei lupi contro gli esseri umani non si registrano da tempi lontanissimi e per gli attacchi al bestiame sono state distribuite recinzioni elettrificate come dissuasori. Beh, la realtà è chiara, basta guardare i dati, non si verificano attacchi all'uomo da parte del lupo da forse 200 anni. Noi quotidianamente impieghiamo la nostra professionalità, la nostra passione per la conservazione della natura. Lo facciamo attraverso degli studi, attraverso dei monitoraggi con delle tecniche come il fototrappolaggio, come il wolf howling, cioè il richiamo del lupo per ottenere una risposta, per andare a conoscere quindi questa specie, per andare a valutare la loro presenza, la consistenza della popolazione e come questa si distribuisce nel nostro territorio. Perché lo facciamo? Perché vogliamo dimostrare che la convivenza fra due specie diverse, l'uomo e il lupo, è possibile. Dal 22 al 27 febbraio il progetto Biciclettica, evento che interesserà il litorale teramano con la presenza del pilota Alex Zanardi. Al via il progetto denominato Biciclettica, iniziativa che vede Roseto degli Abruzzi comune capofila. Non solo realizzazione di infrastrutture ma anche attività di sensibilizzazione, con una particolare attenzione ai ragazzi delle scuole e alla cittadinanza per incrementare e per divulgare una corretta cultura della sicurezza stradale. Molto importante non soltanto la sicurezza stradale, anche le infrastrutture che sono state costruite a seguito di questo progetto. Tutti i comuni stanno costruendo, anche Atri è in fase oramai quasi finale. Abbiamo risolto un grosso problema di viabilità in una zona fortemente trafficata, miglioriamo anche la circolazione soprattutto degli studenti perché è a ridosso degli impianti scolastici e quindi ci sono migliaia di studenti che ogni giorno salgono, prendono i pullman eccetera, per cui ritengo che sia tutto estremamente positivo. Partiamo con questo progetto proprio per questo connubio tra mobilità alternativa, sostenibile, sicurezza stradale, che sia il punto di partenza per un'univocità di intenti su questo argomento. L'evento nell'evento sarà lo svolgimento degli allenamenti della Nazionale per le strade dei quattro comuni, durante i quali ci saranno delle soste per incontrare i ragazzi delle scuole. Sarà ospite la Nazionale Ciclismo Paralimpica con Alex Zanardi, ma dal punto di vista della sicurezza e dal punto di vista sociale, perché uno degli appuntamenti clou di questo programma sarà il mercoledì 24 al Palavolli di Borgo Santa Maria, dove oltre 700 alunni avranno la possibilità di assistere ai racconti degli atleti che purtroppo magari per via di incidenti stradali
oggi hanno una disabilità che da limite è diventato punto di forza nell'ambito e grazie allo sport. L'evento conclusivo è previsto per sabato 27. Ci sarà l'uscita con la nazionale azzurra di paraciclismo e tutti gli appassionati sono invitati a pedalare con i campioni Alex Zanardi e quant'altro. Il percorso? Il percorso sarà sulla zona costiera e l'Interland Teramano. Ed ora l'ampia pagina dello sport come tutte le edizioni del sabato sera. Vediamo la schermata di una Serie B, una giornata oggi amara per le abruzzesi, entrambe sconfitte in trasferta. Ascoli Como 1-0, Bari Latina 0-0, Cagliari Pescara 2-1, Livorno Cesena 1-1, Modena Brescia 1-0, Novara Ternana 1-2, Provercelli Virtus Entella 2-3, Spezia Lanciano 2-0, Vicenza Avellino 0-0, domani Salernitana Crotone, di Perugia-Trapani per una classifica che vede sempre più al comando il Cagliari, 61 punti, poi Crotone 55, Pescara che resta dunque al terzo posto, 48 punti, poi Cesena 43, Novara 42, Bari 41, Entella e Spezia 40, 39 punti per il Brescia, poi Avellino 37, Ternana 36, Perugia 34, Trapani e Latina 33, Livorno e Ascoli 31, Vicenza 30, zona playout con il Modena 29 punti, Provercelli 28, zona retrocessione con Virtus Lanciano 26, Salernitana 24, Como 21 punti. Un pomeriggio amaro per il Pescara, una grande partita, specie nella prima ora di gioco, ma alla fine è arrivata una sconfitta immeritata per la squadra di Massimo Oddo. Nel primo tempo il gol di Torreira, poi nella ripresa dopo il pari di Farias, decisivo l'autogol di La Padula, il servizio di Paolo Renzetti. Porta male l'Isola al Pescara che domina per un'ora, sbaglia diverse occasioni per il 2-0 prima di subire il ritorno del Cagliari che in 6 minuti prima pareggia e poi si porta in vantaggio. Davvero un peccato per un delfino dalle polveri bagnate, ma che ha dimostrato di avere le carte in regola per poter dire ancora molto in chiave promozione diretta. Al Sant'Elia c'è il tutto esaurito per la sfida che mette di fronte la prima e la terza della classe. In campo isolani quasi al completo e Pescara con gli uomini contati in difesa e con Mandragora adattato a difensore centrale per via delle assenze di Campagnaro, Fornasier e Coda. Pronti via, la formazione biancazzurra è già in vantaggio con Torreira che sugli sviluppi di una punizione si ritrova il pallone davanti a Storari che viene superato con un diagonale che si insacca alla sua destra. Il gol in avvio permette al Pescara di poter usufruire di qualche spazio in contropiede e così accade che al nono La Padula, tutto solo in area, riesca a sbagliare un gol davvero ghiotto mandando la sfera fuori dello specchio della porta. I biancazzurri giocano bene in velocità mancando al sedicesimo un'altra opportunità con Ben Ali che in area scivola al momento della conclusione. La gara si mantiene viva con i ragazzi di Massimo Oddo a cercare di far male ai padroni di casa in contropiede. La formazione di Rastelli non sembra in giornata e al ventitresimo La Padula tira e un difensore devia il pallone. L'ex Teramano ci riprova un attimo dopo ma la sua conclusione viene murata ancora in calcio d'angolo, questa volta da Cinelli. Rastelli al 26esimo opera la prima sostituzione mandando in campo Colombato per Di Gennaro. Il Pescara domina riuscendo a collezionare anche 7 calci d'angolo a zero in pochi minuti. Il Cagliari si vede per la prima volta al 26esimo con un colpo di testa alto di Joao Pedro. Il Pescara attacca ma non riesce a trovare la zampata vincente per il raddoppio, così come capita al 39esimo con Caprari che in area davanti a Storari non trova il guizzo giusto per indirizzare il pallone in rete. I biancazzurri hanno però un po' le polveri bagnate visto che al 45esimo ancora La Padula litiga con il pallone davanti al portiere del Cagliari prima dell'unica parata di Aresti che al 46esimo nega a Joao Pedro la rete del pareggio. Nella ripresa al primo minuto cross di Memushai, palla in aria dove non riesce ad arrivare all'appuntamento con la sfera La Padula. Al quarto c'è un siluro di Melchiorri con la palla deviata che finisce sulla traversa e poi torna in campo prima di essere allontanata da Zampano. Ma il Pescara rischia anche al settimo quando Joao Pedro se ne va a Mandragora mancando di poco il bersaglio grosso. Al 14esimo Pescara ancora pericoloso con una mischia in area cagliaritana che vede un batti e ribatti e salvarsi ancora gli isolani prima del gol del pareggio segnato dal brasiliano Farias. Il Cagliari così si carica e al 19esimo va vicino al 2-1 con Melchiorri e poi Giannetti che non trovano il varco giusto. La squadra di Rastelli appare molto più viva e attacca ancora con maggiore decisione con i biancazzurri che arretrano troppo e che così subiscono al 23esimo il vantaggio isolano con una sfortunata autorete di La Padula dopo il tocco di Giannetti.
e che per il Pescara e la Padula non sia giornata. Si vede anche al 25esimo, quando l'attaccante scheggia dall'interno dell'area di rigore cagliaritana, la traversa con un tiro violentissimo. Tra una sostituzione e l'altra, con Oddo che getta nella mischia anche Cocco, Mitrizia e Acosta, si arriva così al convulso finale con il Pescara Maidomo che le prova davvero tutte, non riuscendo però a pareggiare una gara giocata per un'ora ad altissimi livelli. Non è andata meglio alla Virtus Lanciano, sconfitta 2-0 alla Spezia, squadra che si conferma bestia nera della Virtus. Un gol per tempo, una Virtus che ha giocato male nella prima frazione, ha fatto meglio nella ripresa, ha avuto una incredibile palla gol con Marilungo e poi è stata castigata nei minuti finali dal raddoppio di Acampora. Il Lanciano perde 2-0 contro lo Spezia, ma spreca l'inverosimile per portare in frentania almeno un punto. Partiamo però dagli aspetti positivi in una prestazione non certo esaltante. Con un tempo il primo in balia degli uomini di Mimmo Di Carlo, i rossoneri di Primo Maragliulo rimangono in vita fino a 5 minuti dalla fine, tra pali e traverse, ma comunque restano in vita, anzi... E c'è un anzi, hanno alcune occasioni più difficili da sprecare che da azzeccare, eppure gli errori pesano ancora una volta come un macigno e vanificano una reazione seppur tardiva ma comunque arrembante del Lanciano. Maragliulo preferisce ancora salviato a Di Matteo come esterno basso a sinistra, per il resto è la solita Virtus schierata anche contro il Modena con un 4-4-1-1 di partenza. Lo Spezia di Di Carlo vuole bissare la vittoria contro il Livorno, fischia Pairetto di Nichelino. Il primo acuto è rossonero ed è anche clamoroso. Secondo minuto, Ferrari contro Kiki Zola con il portiere ligure che chiude lo spazio al numero 14 del Lanciano. Alla prima concreta occasione però lo Spezia passa. Settimo minuto, Migliore disegna un cross dalla sinistra e trova in piena area di rigore Nenè che supera Rigione e soprattutto beffa Cragno non posizionato bene. 1-0 dunque per i padroni di casa. Nono minuto, ancora Spezia con Pulzetti, conclusione respinta dalla difesa rossonera. Dodicesimo, questa volta tocca ad Antonio Piccolo, ma il tiro dell'ex ala virtussina si infrange contro la retroguardia frentana. 34esimo, si rivede la Virtus Lanciano, incursione di Di Francesco, abile a superare gli avversari e a mettere una palla al centro dell'area di rigore, parata però da Kiki Zola in presa bassa. 38esimo, ancora Spezia, ancora un colpo di testa di Nenè su un corner di Piccolo, ma Cragno e la traversa salvano il Lanciano. L'avvio di ripresa vede però subito protagonisti i bianconeri, un giro e poco più di lancette e Scitum scaraventa un tiro che supera Cragno e si stampa sul palo. Dodicesimo, si rivede la Virtus, gol annullato a Ferrari, punizione per i rossoneri, palla in avanti ma Pairetto aveva già fischiato una posizione di offside, cresce comunque il Lanciano. Diciassettesimo, Vastola, palla al piede, si fa mezzo campo e verticalizza per Di Francesco che si trova nelle migliori condizioni per battere a rete ma Kiki Zola al limite dell'area smanaccia. Iniziano i cambi, Maragliulo butta nella mischia Gian Donato, Turchi e Bonazzoli, ma lo Spezia ha un'altra occasione con Nenè. 33esimo, Bonazzoli in girata, prova a sorprendere la difesa di casa ma il tiro non inquadra lo specchio della porta. 34esimo, Scitum, il croato dalla distanza, centra lo specchio della porta ma Cragno è reattivo ad alzare la sfera sulla trasversale. 37esimo, che occasione per il Lanciano, la retroguardia di Di Carlo serve su un piatto d'argento, l'assist per il pari ai rossoneri confezionando un errore clamoroso. C'è Marilungo come un falco che recupera la sfera, scarta il portiere ma si sbilancia al momento della conclusione a porta vuota. Una sola parola, clamoroso. 41esimo, lo Spezia chiude il capitolo, la firma sul raddoppio è di Acampora appena entrato che supera 4 giocatori della Virtus e di potenza supera Cragno. 2-0 dunque per lo Spezia, ma quanto amaro in bocca per i frentani. La complementarità di tante occasioni sprecate costa e come se costa
soprattutto in termini di punti in classifica. Ora le schermate di Lega Pro, si sono giocate alcune partite, sono per la precisione 6, le vedete in sovrimpressione, Carrarese-Arezzo 1-1, Lucchese-Pistoiese 0-0, Rimini-Pontedera 2-0, Savona-L'Aquila 1-2, tutto quello Pisa 1-2, pardon, sono 5 le partite, domani le altre 4, Lupa-Roma-Teramo alle ore 15, poi Macerate-Ancona, Robursina-Sant'Arcangelo, Arcangelo Spal Prato. La classifica, ci concentriamo sull'Aquila che resta al terz'ultimo posto ma sale a quota 19 punti sempre con la mega penalizzazione, dunque l'Aquila si avvicina in questo modo al Sant'Arcangelo e al Pistoiese, mentre per quanto riguarda la zona alta della classifica il Pisa si porta a meno 4 dalla Spal che sarà in campo domani contro il Prato. L'Aquila, come detto, ha espugnato il Bagigalupo di Savona. Andiamo a vedere i tre gol che hanno contrassegnato questa partita. Sblocca San Domenico al 13° minuto, bella azione personale, salta i difensori del Savona, palla dal destro a sinistro e conclusione incrociata sul palo lontano. Ad inizio ripresa il pareggio del terzino savonese Vannucci con questo diagonale con il piede destro, ma al 5° della ripresa San Domenico torna al lavoro, Falcone respinge, De Sousa segna così in tapin, realizzando quello che sarà il gol partita. Una gara ricca di occasioni, ricca di emozioni, buona prova per la squadra di Perrone e particolare menzione, oltre che per San Domenico, anche per il portiere Scotti, autore di alcune pregevoli parate. Due i pali colpiti peraltro dal Savona, uno colpito dall'Aquila. Parliamo ora di Teramo che, come detto, giocherà domani ad Aprilia contro la Lupa Roma. Tutti convocati ad eccezione dell'attaccante Mirko Petrella. Ascoltiamo le dichiarazioni pre-gara del tecnico Vincenzo Vivarini. Ho messo in preallarme, diciamo, sia Paolucci, sia Moreo, Le Noci. Insomma, voglio dire, il problema non è la formazione, il problema è sicuramente la mancanza di un giocatore che in questo momento qua stava facendo bene, stava facendo la differenza, stava spostando gli equilibri di una partita, quindi è chiaro che è una grave perdita, però io sono anche convinto che credo alle caratteristiche individuali dei giocatori, però credo anche al collettivo, e in questo momento qui la forza di questa squadra può essere anche un collettivo. È uno spirito di squadra che si è ritrovato e che sta lottando per ottenere il risultato. La Lupa Roma non è che sta lì a aspettare a noi per perdere, sicuramente farà una partita con grande attenzione per cercare di sorprenderci. È una squadra che gioca molto molto corta, molto stretta, e dobbiamo essere bravi noi ad aprirli. Bisogna avere la forza di imporre il proprio gioco, di cercare di andare lì a Roma, ad avere coraggio nel cercare di sfruttare le minime occasioni che ci capitano. Io sono convinto che sarà una partita molto equilibrata, però abbiamo la forza per poter farci valere. Al di là se ci ridanno o non ci ridanno i punti, noi dobbiamo fare delle prestazioni di alto livello, perché loro l'anno scorso hanno consolidato un'immagine di loro, io uguale, Teramo stessa, diciamo, alla ribalta nazionale si è imposta come squadra importante, quindi di conseguenza questo trend lo dobbiamo mantenere. E al di là poi della classifica, che non dipende sicuramente da noi se ci hanno tolto dei punti, insomma. E nell'anticipo importante del girone F di Serie D si scontravano la prima contro la seconda, la San Benedettese ha vinto 3-1 sul campo del Matelli che si è portato a più 10 in campionato, più 10 dunque dalla seconda della classe, campionato ipotecato per la San Benedettese di Ottavio Palladini. È tutto per questa edizione del TG6, ma non andate via perché alle 19.45 ci sarà il TG6 L'Aquila, alle ore 20 Jacopo Forcella con Lato B per rivivere il pomeriggio della cadetteria. Grazie per l'attenzione e buona serata.